Ben ritrovati sul canale, sono Fani e oggi andremo a vedere un oggettino che mi è appena arrivato, quindi lo scartiamo insieme e vi faccio vedere. Quello che voglio farvi vedere oggi è un jig per fare i fuori a tasca. Sicuramente ne avrete sentito parlare, sicuramente molti di voi lo utilizzano già, avranno sicuramente uno di questi in casa della Warcraft, questo qua. Per chi non lo sapesse, serve a fare delle giunzioni nascoste, quindi io l'ho usato tantissimo, tantissimi maker lo usano. In America è una cosa praticamente normale, si usa veramente da tantissimi anni, e in Italia è arrivato solo negli ultimi anni con appunto l'ausilio della Warcraft. Questo jig qua costa una trentina di euro e appunto permette di fare giunzioni nascoste. Quello che voglio farvi vedere io oggi è una versione, diciamo, pro di quello. Praticamente quello che si avvicina di più al jig originale. Il jig originale è della Craig, che costa non poco, costa circa un centinaio di euro, forse qualcosina di più. Io ho avuto modo di provarne uno molto simile, ma oggi andiamo a vedere una versione nuova, quindi adesso lo scartiamo. Ok, ecco cosa troverete nella scatola. Abbiamo sicuramente il corpo, il jig vero e proprio. Qui abbiamo un arresto di profondità, la punta del 9, l'arresto di profondità andrà montato qua. Il bit speciale, quindi serve un bit molto lungo per fare questi lavori qua. Questa in particolare, questa versione qua, è la versione con la punta quadrata, quindi le viti in dotazione sono quadrate, come quella originale della Craig, in sostanza. La versione precedente aveva le viti a croce, mi sembra inserto PH1, mentre queste sono quadrate. Queste viti qua comunque si trovano in commercio, sia su Amazon che su Banggood. Qui abbiamo diverse misure perché il bello di questo jig è che può andare a unire spessori differenti di legno, da un minimo di 13 mm a un massimo di 44 mm. Vuol dire che possiamo andare a unire praticamente la qualunque cosa vogliamo fare. Ok ragazzi, andiamo a provarlo perché, come dico sempre, vale più la pratica della grammatica e un'immagine vale più di 1000 parole. Quindi andiamo a vedere come impostare questo jig. La prima cosa da fare, che vi consiglio fortemente, è di costruirvi più o meno un supporto. Come potete vedere, la piastra è già perforata, quindi sarà facilissimo avvitarla a un qualsiasi supporto. Io ho preso questo pezzo qua di MDF e gli ho agganciato due parti laterali. In questo modo ho una superficie d'appoggio maggiore, quindi se faccio pannelli abbastanza grandi non avrò il pericolo che si muovano, no? In questo modo avrò tutta una superficie d'appoggio più ampia. Poi l'ho fissata al banco, in questo modo rimane fisso al suo posto. E quello a posto. Poi bisogna vedere cosa dobbiamo andare a forare, quindi per esempio io adesso, per fare un test, vorrò unire magari questi due pezzi di abete classico lamellare da 18 mm. Quindi, sapendo che questo è 18 mm, devo andare a regolare il jig in questo modo. Quindi prendo la mia punta, qui abbiamo la scala in pollici e la scala in millimetri. Io ovviamente userò quella in millimetri. C'è anche una brugola in dotazione, inserendo la boccola che c'era prima, l'appoggio qui così. E faccio in modo che la parte di taglio, quindi non la punta, ma la parte del taglio, mi arrivi a 18 mm. Qui c'è segnato un 19, quindi diciamo che per adesso, per la punta, va più che bene. Quindi una volta arrivato sul 19, stringo la brugola in questo modo, così ho la mia misura preimpostata del fine corsa. Poi lo stop, questo qui come potete vedere si può regolare. Cosa faccio? Io quando lo chiudo lo imposto più o meno a 19 mm. Poi per fare una prova comunque sia metterò il mio pezzo e devo fare in modo che quando questo scatta il pezzo non si muova, così va già bene, quindi lo chiudo. Ok? Questo deve scattare e il pezzo non deve muoversi, non deve essere troppo forte ma neanche troppo lasco, quindi una semplice pressione e il pezzo è al suo posto e anche questa è pronta. Poi un'altra cosa da regolare è l'altezza di questo. Anche questo è sempre legato allo spessore del pannello. Come possiamo vedere, noi alzandolo possiamo arrivare fino a un massimo di 44 mm e scendendolo fino a 12,7. Noi dobbiamo fare un 18 mm, appunto. Io qui ho un 19, quindi starò un pochino più sotto, e anche questo è a posto. Collego l'aspirazione. Un consiglio che vi do è di fare sempre delle prove su dei pezzi di scarto prima di andare a fare il prodotto finito. Quindi con queste, magari ci sono da fare delle micro regolazioni di più in meno, quindi vi consiglio sempre di andare a fare delle prove
sotto lo scarto. L'aspirazione collegata deve essere sempre in funzione. Foro d'aspirazione da 34 mm, quindi dovrebbero andare bene i classici aspirapolveri, se no ci sono in commercio degli adattatori, o comunque in descrizione vi lascio un adattatore che potrebbe andare bene, e lo collegate così. Come vedete io mi arrangio come posso. Un altro consiglio che vi do è di non andare mai a forare troppo vicino al bordo, perché rischiate di spaccare. Ok, quindi piuttosto state almeno un paio di centimetri. Questa altezza l'abbiamo regolata, questo è regolato, questa l'abbiamo regolata. Vado a fissare il pezzo. Come, cosa sono questi? Questi qua indicano la distanza tra un foro e l'altro, quindi noi mettendo il jig in un'unica posizione possiamo decidere se fare un foro a una distanza di 24 mm uno dall'altra, fare un foro a una distanza di 16 mm uno dall'altro, quindi tenendo già il jig in posizione possiamo fare due fori vicini o due fori lontani, quindi possiamo stare a 16 mm, a 24 mm o a 40 mm di distanza. Noi oggi andremo a, visto che questo pezzo così, andremo a forare più o meno in mezzo, faremo una distanza di 24 mm, quindi utilizzerò questi due fori. Un altro consiglio che vi do è di usare un lubrificante, come ad esempio questo, al silicone, o comunque magari un po' di WD-40 classico, nei fori. Proprio una spruzzatina, e anche magari sulla punta, per facilitare lo scorrimento nella punta e diminuire l'attrito. Ok, siamo pronti, monto la punta. Il bello di questo rispetto a tutti quelli che ho visto, sia compreso quello della Warcraft, è che questo ha l'attacco esagonale, mentre tutti quelli che ho visto finora avevano tutti l'attacco, cioè la punta era tutta tonda, quindi qua punto in più a favore, perché esagonale evita lo slittamento. Posizione di foratura, accendo l'aspirazione e facciamo i fori. Questo è il pezzo appena forato, qui c'è un pochino di bava, poi possiamo andare tranquillamente a toglierla con un po' di carta abrasiva. E questi sono i fori, come vedete qui ha appena appena forato la punta, che è giusto, e qui abbiamo la sede per le viti, quindi adesso andiamo a fissarle. Allora, mettiamo, possiamo fare sia una giunzione in questo modo che una giunzione ad angolo retto. L'importante è che la parte, il pezzo che voi andate a forare vada imbattuta sull'altro pezzo, in questo modo, ok? Non montatelo così, ma la parte coi fori deve andare imbattuta così. Poi un altro consiglio, morsettate il pezzo prima di andare a forarlo, soprattutto se è piccolo. Poi tolgo la punta e prendo quella in dotazione. Il bit in quadrato, velocità 1, modalità avvitamento, prendo le viti in dotazione. Il bello del manuale è che vi indica anche già che misura di vite utilizzare, quindi noi adesso abbiamo forato un 18 mm, potremmo usare praticamente dal 25 al 32, quindi io userò i 32 mm sul 18 mm, quindi andranno benissimo anche queste. Io me le preparo sempre così, in questo modo. Completa. Adesso è stato troppo lungo con le viti, porca puttana. Niente ragazzi, il bello della diretta praticamente ho passato fuori, per questo vi dico di usare sempre un pezzo di scarto per fare le prove, perché in questo caso sono andato troppo in profondità, quindi ci sono due soluzioni: o alzo questo qui di un pochino, in modo che la punta, quindi l'altezza dalla fine del pezzo a qui, sia maggiore, quindi questo qui regola la posizione di questo foro qua, oppure uso una vite più corta.
In questo caso l'altezza lì va bene, quindi posso benissimo usare una vite più corta. Io ho usato una 32, evidentemente troppo, va bene una 25. Ok, mettiamo caso che io adesso devo andare a unire questo murale da 40 mm su qua, quindi dovrò fare un'aggiunzione di questo tipo, così. Ovviamente la logica mi dice di fare un foro in questo lato qua, però magari per estetica o per qualsiasi motivo non posso far vedere le viti, non so usare le spine. Voglio fare il foro a tasca perché è la soluzione più rapida che voglio fare. Magari ne devo fare 10 di fila e mettersi lì a spinare tutto ci vuole una vita, quindi voglio fare il foro a tasca. Cosa faccio? Il discorso è sempre quello: prima di tutto regolo la punta, quindi la punta io adesso l'ho già impostata più o meno sul 38 mm. Io devo fare un 40, quindi andrà più che bene. Ho regolato l'altezza anche lei a 40 mm, ho regolato il pistone, vado a fermare il mio pezzo così, tanto farò una cosa sola, ok? Accendo l'aspirazione e vado. Ora, se io dovessi andare a unire due murali di questi, tipo così, non avrei problemi di altezza della vite, quindi potrei tranquillamente usare una vite da magari da 50 mm. Siccome io voglio andare ad unire stavolta questo con un pezzo da 18 mm, devo anche calcolare la vite giusta, quindi in questo caso io non userò quella da 50, ma userò una vite da 40. L'aggiunzione è fatta. Ok, fin qui ci siamo, tutto molto bello, direte voi, ma se devo fare un foro a tasca su un pezzettino che posso muovere, ok, ma se devo fare un foro a tasca su un armadio, se ho un coso gigante, non posso mica ribaltarlo su un tavolo, no? Come faccio? Il bello di quello della Warcraft è che è portatile, cioè io devo fare un foro qua, metto giù, faccio il foro. Come faccio con quello? Con tutto sto imbardando di roba? Lo faccio vedere. Prima, quando ho fatto vedere tutti i pezzi disponibili, ne ho saltato uno. Adesso vi mostro perché. Prima di tutto bisogna svitare questi. Possiamo andare a rimuovere questo pezzo qua, che è quello che ci servirà per fare i fori su un pannello troppo grosso per essere portato in giro. Ok, mettiamo caso che io devo fare un pannello gigante come questo e non ho la possibilità di metterlo sul banco. Cosa faccio? Mi viene in aiuto questo accessorio qua che è incluso nella confezione. Andiamo a prendere il pezzo che abbiamo smontato dal jig e gli andiamo a inserire questo. Questo ha un lato con un gradino, vedete? Il gradino lo mettiamo nella parte inferiore, così. Poi il discorso è sempre uguale. Devo andare a forare un pannello da 18 mm, lo imposto a 18 mm. Devo forare un pannello da 40 mm, lo imposto a 40 mm. Con questa in dotazione che avrò smontato prima, così ho il mio jig portatile pronto. Quindi se io devo forare ad esempio questo pannello qua, grazie all'angolo avrò impostato la distanza del pannello, farò così, questo andrà in battuta, con un morsetto lo tengo giù o anche con le mani abbastanza, e col trapano vado a fare i fori che mi servono. Così avrò la mia distanza ripetuta, avrò il mio scontro, quindi non posso sbagliare, e ho il mio jig portatile. Quindi ragazzi, abbiamo visto come questo jig sia veramente facile da usare, veramente facilissimo, bisogna solo prenderci un pochino la mano, secondo me, fare un po' di prove, ma poi riusciamo a fare qualsiasi giunzione nascosta. Io adesso vi faccio vedere un po' di foto di giunzioni nascoste che ho fatto io. Sicuramente, come dicevo prima, molti di voi avranno questo qua in casa probabilmente, ma direi che da quando c'ho questo, o comunque quello che avevo prima era molto simile a questo. Questo qua c'ha tante migliorie in più. Quello della Warcraft non l'ho più usato veramente perché è molto completo.
Io qui in descrizione vi lascio il link a questo e accessori utili come l'adattatore per l'aspirapolvere e altre cose. Trovate tutto in descrizione. Vi lascio anche un coupon sconto da applicare sul prodotto. Se per caso il coupon non è più valido perché magari i numeri sono limitati di pezzi, quindi i coupon scadono o hanno una scadenza temporale o una scadenza in base al numero dei pezzi, vi invito a seguirmi sul mio canale Telegram. Sul mio canale Telegram io pubblico offerte di questo tipo, quindi quando mi rilasciano dei coupon sconto nuovi, io li condivido con voi, quindi potete risparmiare qualcosina. Bene, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avete il gig della Warcraft, se avete magari quello della Craig addirittura, se ne avete uno simile a questo, cosa ne pensate, se avete intenzione di acquistarlo, fatemi sapere nei commenti e ditemi se il video vi è piaciuto. Io vi do appuntamento al prossimo. Spuntate la campanella e iscrivetevi al canale, così rimanete sempre aggiornati su quando uscirà un nuovo video. Ci vediamo al prossimo.